Benvenuti a tutti su Fly Robby Fly. Questa volta facciamo l'unboxing dell'ultima uscita in edicola della Centauria, la collezione Ferrari Collection, che dovrebbe portare in edicola appunto tutta la serie delle Ferrari dal 47 a oggi. E qui vedete il primo cartonato. I modelli sono tutti in scala 1,43 e andiamo a fare un minimo di esame. Il cartonato ci dà il dépliant con tutte le notizie sulla collezione, il primo fascicolo che tratta la Ferrari, che è la Ferrari di Leclerc, la SF1000. Praticamente qui il fascicolo ci mostra, come vedete, le caratteristiche del modello e la storia della macchina in sé. È una macchina che è molto, molto poco competitiva purtroppo nella realtà, per varie cause tecniche e decisioni sportive un po' particolari. C'è anche una buona descrizione della stagione 2020, per chi vuole ricordarsi cosa è successo, e anche delle belle foto, tra l'altro, come questa per esempio, che ci dà tutti i particolari tecnici in bella vista. Finisce con una descrizione appunto anche di altri particolari tecnici che ci danno un'idea di quello che è stato il modello reale, e adesso andremo a vedere cosa hanno prodotto nel modello in scala. E la pagina finale ci dà tutte le caratteristiche tecniche questa è la scheda tecnica della macchina, e dalla quale attingeremo qualche notiziola anche dopo. Ora andiamo ad aprire il modello, che è in questa confezione qua. Il modello si presenta molto bene piccola teca di plastica, con la base sopraelevata, forse si vede, come se fosse su una pista di alta velocità, ma serve praticamente per dare modo di vedere il modello in tre quarti superiore, che è la posizione migliore. Andiamo ad aprirlo, se ci riusciamo, ovviamente senza rompere niente possibilmente. Quindi apriamo la mini teca. Il modello si presenta benissimo, ci sono molti particolari riportati della macchina reale. In particolare vediamo le sospensioni anteriori, l'alettone anteriore, che è fatto molto bene, addirittura le sedie delle telecamere sul muso, come si può vedere bene. Questo modello ha avuto l'imprimatur della Ferrari, e praticamente ha il permesso di costruzione della Ferrari ufficiale, quindi tutta questa serie sarà una serie presumibilmente fatta piuttosto bene, perché la Ferrari su queste cose non transige. Il modello è fatto molto bene. Si riesce a vedere il fondo piatto qui in carbonio, ed è costruito con dei particolari addirittura minuti. Addirittura la piega della piega laterale estrema si vede molto bene. I pneumatici sono in gomma morbida, questa è una caratteristica che è molto particolare, ci dà l'idea proprio della gomma vera. L'alettone ha l'attacco doppio classico della Ferrari, e praticamente la colorazione della macchina ha il rosso bordeaux delle prime vetture Ferrari dal 47 al 49, se non sbaglio. Avevano appunto questo rosso bordeaux, che non era il rosso vivo che hanno avuto successivamente. Anche il numero di gara di Leclerc ha la conformazione dei numeri
disegnati, scritti a pennello, perché a quei tempi si davano abbastanza di lungo, che era caratteristico di quelle macchine lì. Come vedete, la livrea è quella della macchina che è corso al Mugello nel 2020, quindi ha la decal sulla pinna posteriore che ricorda i 1000 Gran Premi della Ferrari, che appunto il Gran Premio del Mugello era il 1000° Gran Premio in Formula 1 corso dalla Ferrari. La Ferrari c'è sempre stata fin dall'inizio. Ricordo che il campionato del mondo è iniziato nel 1950, lo vinse l'Alfa Romeo con Giuseppe Farina con l'Alfa 158. E di altro mi pare che ci sia, non ci sia molto. Sì, c'è riportato tutta la sequela delle ali d'entrata nelle bocche di raffreddamento dei radiatori che sono lì. E praticamente il modello è tutto qui. I particolari sono tutti molto riportati molto bene, anche se piccoli. Sul muso, che vediamo il muso classico a formichiere delle vetture che hanno corso fino all'anno scorso, perché da quest'anno, dal 2022, il regolamento è cambiato, quindi tutta l'aerodinamica, tutta la distribuzione dei pesi sarà diversa, saranno delle macchine molto meno sofisticate aerodinamicamente di queste. Sul muso, dicevo, è riportato addirittura il tubo di Pitot, che non so se si riesce a vedere, con addirittura i tre tubi caratteristici che danno le indicazioni sul cruscotto della macchina riguardanti la velocità, la depressione sotto il muso, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, il modello è fatto molto bene. Io consiglio a chi è appassionato di fare questa collezione, perché merita veramente, anche se i modelli sono tanti, quindi sarà un problema magari per qualcuno avere il posto dove metterli, però meritano molto. Bene, io come di solito do un voto ai modelli che recensisco e a questo do senz'altro 9, perché per essere uno Scalone 43 prodotto in così tanti esemplari e soprattutto a dei prezzi molto vantaggiosi, perché il primo numero, come vedete, è uscito a 4,99 euro, il secondo uscirà a 9,90 euro, poi tutti gli altri saranno a 14,99 euro, che è una spesa più che buona per questo tipo di modelli. Bene, io termino qui, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo modello, che probabilmente sarà un'altra Ferrari, adesso vedrò, non più in scala 1,43, ritorneremo sulla scala 1,18 e vediamo un po' cosa riusciamo a tirare fuori. Ciao a tutti, se vi è piaciuto la mia presentazione, datemi un like e eventualmente iscrivetevi. Ciao e grazie.